Bentornati nel canale degli uomini d'avanza ad Andrea e... Just me. È quello che tutti criticheranno dopo oggi. Allora, oggi affrontiamo, anzi tocchiamo, uno di quei piatti... Entreremo in casa e toccheremo uno per uno. Uno di quei piatti della tradizione italiana che tutti reputano intoccabile. Oggi... lo rivisitiamo. Non lo credo. Sperando che domani siate ancora nostri follower, per il momento sulla fiducia iscrivetevi al canale e accendete la campanella. Oggi facciamo una carbonara di tonno con la fregola. Con la fregola. Fidatevi di noi, vogliamoci bene. Fidatevi di lui perché se è buona è merito nostro. Se invece lui, Quindi, carbonara di tonno con la fregola. Quindi avremo bisogno di fregola sarda, tostata, media, tonno in doppia versione, trancetto di tonno crudo, che abbiamo comunque abbattuto, e poi... Se no non sarebbe al trancio, se no fosse stato abbattuto. Sì, certo. Scusa. Tonno affumicato. Abbattuto anche questo. L'ho visto quando l'hanno affumicato. Era... un po' d'uova, di cui utilizzeremo solo il rosso. Sì, carbonara. Olio, sale e pepe. Non, niente buona formaggio. Volontà. Niente formaggio. Allora, dai, dunque, iniziamo. Scomuniche pronte. Iniziamo a cucinare. Un po' di cipollotto lo mettiamo sopra. Ce li hai? Ma sei fuori di testa, lasciamo in pace. Prima operazione. La prima operazione. Tonno affumicato. Preso affumicato perché così gli darà quel sentore lì di fumo tipico della carbonara. Allora, ora questo tonno lo faremo a striscioline, giusto? Almeno poco poco. La carbonara non si tocca. Ragazzi, non vi preoccupate che se l'assaggiate mi dite cazzo è buono. E ricordati che la prima depositata di carbonara alla panna, la primissima carbonara, è stata fatta per gli americani. Il tonno affumicato l'ha tagliata a striscioline. Ora pensiamo a come fare il tonno fresco. Faremo dei tocchetti che scotteremo, così all'interno della nostra carbonara si troveranno dei pezzettini di salmone affumicato bello, bello salatino e dei pezzettini invece di salmone fresco che daranno, senza ripetermi, la freschezza al piatto. Vai. Portami il salmone, lo sto ancora aspettando. Ah, io ce l'ho col salmone oggi. Il tonno, sempre il tonno. Io sto aspettando il salmone. Allora, questo lo faremo un pochettino più fine e lo andremo a mettere sempre in mezzo. Così abbiamo tre diversi tipi di consistenza di... Perfetto. Allora, ovviamente, questo e questo li condiremo con poco poco sale prima di... così acquistano un po' di sapore. Iniziamo a tostare la fregola. Quindi questa è acqua che abbiamo semplicemente fatto bollire, sì, senza esatto. Sale. Senza sale, senza solo acqua. La voglio risottata semplice perché poi i sapori che voglio sono l'uovo, tonno affumicato e il sapore un pochettino più delicato del tonno normale. Quel arrustigao buono che gli daremo con la salsa. Arrustigao.
La nostra fregola ora ha preso temperatura. Possiamo iniziare a mettere l'acqua. Voi ovviamente, se siete sui fornelli, mettete questa qua sul fuoco. Ti inizio a separare rossi e bianchi. Sì. Quindi le uova, due rossi a testa, più uno extra perché siamo ingordi, ok? Saliamo un pochino. Poi ovviamente si aggiusterà di sale anche alla fine. Ovviamente i bianchi li utilizzeremo in un'altra maniera. Nella ricetta che vedrete la settimana prossima, sempre se siete iscritti al canale, perché sennò rischiate di perdervela, quindi iscrivetevi al canale. E poi questa qui comunque è una ricetta che viene vista come tradizione tradizionale, in realtà è dell'altro giorno. Esatto, cioè, quindi è comunque del dopoguerra, non sono mica come le nostre panade, salsicce e patate che abbiamo pubblicato la settimana scorsa. Andatevele a vedere sul canale se ve le siete perse, ve le lascio qua. Cioè, c'è un profumo da fragrante. Perché voi non lo sapete che fine farà questo piatto qua. Considerando che sono le 2:30 e non abbiamo ancora pranzato, l'assaggeremo per voi, lo facciamo per voi. Fateci sapere se la settimana prossima volete vedere anche quella di zucchine. La carbonara di zucchine? È buona. Ma la facciamo, guarda, te la lancio lì, crudista. Carbonara crudista di zucchine, facciamo gli spaghetti di zucchine. Aspetta. Scriveteci cosa volete vedere fatto a carbonara. Comunque la carbonara crudista di zucchina è buona e se non l'avete ancora assaggiata è per quello che state storcendo il naso. Siamo arrivati a cottura, la lasciamo da una parte a riposare, ci teniamo da parte comunque anche l'acqua calda che ci può sempre servire, perché se questa adesso continua ad assorbire liquido, dopo quando metti le uova non, certo, non fa la crema. Quindi ti tieni da parte poco di questa. Perfetto. E noi questa qui la lasciamo a riposare e iniziamo a mettere il tonno affumicato. Così inizia a rilasciare il suo sapore all'interno della fregola. Adesso con i nostri girasoli la andiamo a coprire, così riposa. Accendiamo il nostro fornello, finino d'olio. Facciamo scaldare bene la padella. Poggiamo bene i nostri pezzi di tonno per farli aderire al fondo. Allora, adesso do una condita a questa specie di tartare, appena mi passeresti poco olio. Certo. Questo un pelino. La grattatina di lime? Ce l'abbiamo. No, non ce l'abbiamo, meno male. Allora, adesso, come vedete, si è finita di assorbire l'acqua. Ora la smuoviamo e ne aggiungiamo un altro po'. Così. Esatto, ma pochissima. È ancora calda. E ora andremo a mettere la nostra tartarina. Non stiamo mettendo il tonno scottato perché in questa fase qua si distruggerebbe, quindi glielo uniamo solo alla fine. E ancora poco acqua. Yes. Dobbiamo fare in modo di ricreare quella carica di amido che aveva un attimo fa, che creerà la base con i nostri rossi d'uovo. Posso mettere un po' di pepe nel rosso d'uovo? Vai.
pepe nero, se avete quello col macinino è meglio, noi siamo probabilmente smuniti. Poco poco di olio a crudo. A crudo, che fa sempre bene. Anche quello gli dà la parte grassa che il tonno non ha e il guanciale sì. La temperatura ora non è, non ci farà la frittatona perché è fuori dal fuoco da un po'. Andremo a mettere il tonno che abbiamo precedentemente saltato dentro e andiamo con l'ultima. C'è, che bellezza, fai vedere. Wow. Roma. Quindi portachiavi Roma, carbonara non Roma, peroni in onore loro e finalmente il momento più bello della giornata, vero Alessio? Tu hai già iniziato, hai lesinato sul pepe. Com'è? È molto buona. Molto 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 buona. La sapidina è giusto, affumicato si sente, è un bel sapore. Il tonno scottato è qualcosa di spettacolare. La cremina d'uovo l'ha fatta. No vabbè, buonissimo. Dopo questo noi stiamo pranzando. 3:20 pranzo. Quindi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, seguiteci anche sui social, Facebook, Instagram e TikTok come al solito. Scriveteci sui commenti se siete aperti a nuove possibilità verso la carbonara o se siete proprio di quelli integralisti che la carbonara è così e così e così e basta. Provatela, che ne vale la pena. Ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Amici di Ale.